Buonasera a tutti, sono Marco Iazzetta, sono il CEO di Mentalia e questa sera ho il piacere di introdurre un bellissimo evento, un talk show legato all'obbligo vaccinale anti-Covid per i medici. Tratteremo gli aspetti di responsabilità etica e diritto del lavoro in una serie di attività che Mentalia ha definito e ha deciso di svolgere proprio in ambito di comunicazione utile in ambito medico-scientifico e sanitario. Questa sera avremo una bellissima occasione di confronto con degli specialisti di settore. L'evento avrà la moderazione del dottor Giuseppe Draetta, Beppe Draetta, come spesso è conosciuto anche nel settore, che è uno specialista medico-legale, quindi farà da moderatore. Poi avremo anche il piacere di avere, dirò in ordine alfabetico per essere anche lineare, ci sarà l'avvocato Elisabetta Cristiani, che è un avvocato specialista in responsabilità professionale medica. Ci sarà il dottor Giuseppe De Leo, specialista medico-legale, e ci sarà anche l'avvocato Paola Ferrari, avvocato specialista in diritto del lavoro in ambito sanitario. Sono quattro specialisti che tratteranno una serie di argomenti, proprio come una tavola rotonda, un talk show animata dal dottor Draetta. Oggi tratteremo alcuni argomenti che molti di voi avranno già visto nell'invito. Quindi si partirà dalla sentenza di Belluno, le nuove disposizioni di legge, le conseguenze dirette e le diverse fattispecie professionali di medici dipendenti, pubblici, strutture private, collaboratori con partita IVA, convenzionati, liberi professionisti. Ci saranno altri argomenti come le alternative professionali per i non vaccinati, le cause di esenzione, se dall'estensione deriva un danno alla persona. Il dibattito sarà aperto, potrete porre delle domande e voglio anche preannunciare che alla fine di questo evento ci sarà la possibilità di poter continuare a fare delle domande. Saremo noi a smistare ai nostri relatori le singole domande in modo tale da poter dare una risposta a quanto richiesto. Io vi auguro un buon lavoro, auguro un buon lavoro ai relatori di stasera e lascio la parola al dottor Draetta come moderatore. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Nell'attesa che entrino via via gli altri partecipanti, saluto. Volevo innanzitutto ricordare che oggi non parliamo di vaccini anti-Covid. Chi fosse interessato a questo argomento può sintonizzarsi su di un qualsiasi canale televisivo e ne riceverà sicuramente delle informazioni molto valide. Oggi noi parliamo in questo webinar, che avrà la durata di un'ora, dei problemi connessi con l'obbligo vaccinale per i medici, quindi gli aspetti che riguardano il profilo etico, legale e professionale. Quindi non entreremo assolutamente sulle polemiche vaccino, vaccino sì, vaccino no, polemiche penso ampiamente insomma, superate dalle evidenze, anche se non è detto, ma su tutte le possibili conseguenze che possono derivare da tale obbligo. Quindi è possibile, per esempio, che il medico possa rifiutare di vaccinarsi? Perché, quando può quindi continuare a lavorare, deve dichiararlo? E che cosa succede nel suo ambito di lavoro con i colleghi? E che succede se si contagia lui oppure se lui a sua volta contagia le altre persone. È un quadro con una sua particolare complessità e noi vogliamo cercare oggi di fare chiarezza in modo molto semplice e molto pratico. Possiamo farlo questo perché hanno dato così la partecipazione oggi alcuni degli esperti maggiormente qualificati su questo tema, che sono stati già presentati prima da Marco Iazzetta, l'avvocato Paola Ferrari, che si occupa soprattutto di diritto del lavoro con particolare riferimento alla professione medica, ha dedicato molti anni anche ad un'attività di pronto soccorso legale per i medici di base, l'avvocato Cristiani, che si occupa in maniera elettiva di
responsabilità professionale medica e uno dei più qualificati medici legali di Milano, il collega Giuseppe De Leo, che è anche consigliere dell'Ordine di Milano. Allora, so che si stanno via via collegando vari colleghi, lasciatemi per cortesia soltanto un piccolo ambito senza retorica per ricordare e per ringraziare l'impegno straordinario di un anno di professione molto pesante, del tutto inedito per tutti i medici, per tutti quanti hanno dato dignità ed orgoglio ad una professione che è spesso vilipesa. Sappiamo anche che molti colleghi hanno pagato questo impegno con la salute e anche taluni con la vita, e credo che sia l'occasione per ricordarlo. Allora, diciamo che la nostra storia comincia da quanto è successo a Belluno nel febbraio-marzo di quest'anno. Avvocato Ferrari, grazie se ci racconta un po' che cosa è successo. Ma allora, diciamo che il problema dell'obbligo vaccinale all'interno della struttura sanitaria è balzato all'onore della cronaca e dei tavoli dei giudici in via d'urgenza, in realtà come prima sentenza a Messina, quando la regione obbligò i medici, soprattutto i medici che lavoravano all'interno delle strutture, alla vaccinazione antinfluenzale, perché comunque è ritenuta protettiva in una situazione come questa di Covid, soprattutto per individuare molto più rapidamente il rischio. Il giudice in quella sede disse che era corretto che il datore di lavoro potesse decidere anche un'attività di questo genere, per cui a proporre la vaccinazione all'interno dell'azienda, perché peraltro già prevista anche dalla legge 81 del 2018, quella sulla sicurezza del lavoro, ma la regione non era abilitata a imporre l'obbligo. Perché? Perché l'obbligo vaccinale è una competenza statale. Il giudice di Belluno ha rafforzato invece in questo caso con la vaccinazione per Covid l'opinione affermando che correttamente l'azienda poteva sospendere, in questo caso in realtà aveva messo in ferie obbligati i propri dipendenti che avevano rifiutato la vaccinazione perché ritenuto in base all'articolo 2087 e sempre anche in base al capo 10 della legge 81 in materia di diritto del lavoro, che ci fosse un aumento di rischio sia per i lavoratori stessi sia che per i terzi che erano frequentanti la struttura, per cui in particolare i pazienti. E in questo caso il giudice di Belluno, quindi prima della legge del DPR che ha reso obbligatoria la vaccinazione, aveva ritenuto che correttamente, nel caso in cui non fosse individuata una diversa attività all'interno dell'azienda che il medico poteva svolgere o che l'infermiere o il dipendente potesse svolgere non a contatto col pubblico, era suo diritto arrivare a anche alla sospensione del rapporto fino almeno alla sospensione della pandemia. Quindi queste sono le due sentenze che hanno anticipato il DPR poi del governo, che ha reso, secondo me in maniera corretta, obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale. Arriviamo ancora un attimo, mi scusi avvocato, così insomma nel dettaglio di quello proprio dell'episodio di Belluno che ha poi portato alla sentenza che ha fatto delle affermazioni che sono state poi molto importanti poi per decidere l'importanza del vaccino ai fini della continuazione della professione. Allora,
L'obbligo vaccinale è un obbligo che è stato imposto solo con il DPR entrato peraltro nel vivo proprio questi giorni, dell'articolo 4 in particolare. Quindi questa è la legge che impone la vaccinazione ai sanitari, al di là dell'attività, arrivando anche a stabilire che la struttura può sospendere l'attività. Può sospendere l'attività nel caso in cui il medico, l'infermiere o il dipendente sia a contatto col pubblico, ovviamente, e non ci siano altre situazioni dove può essere diversamente collocato quel lavoratore. È chiaro che l'obbligo vaccinale vuol dire anche di conseguenza la possibilità di una sanzione anche disciplinare, è una sanzione abbastanza importante e apre e aprirà sicuramente anche alla vaccinazione, probabilmente anche in seguito alla vaccinazione antinfluenzale che anche adesso era consigliata agli operatori sanitari ma non obbligatoria. Questa è l'importanza. Poi il giudice di Belluno ha fatto quello che già nella legge c'era. Cioè la legge già oggi dice che nel momento in cui c'è un lavoratore che corre un rischio biologico, il datore di lavoro ha la possibilità di attivare delle modifiche delle condizioni di lavoro che mettano quel lavoratore in condizione di non rischiare, tanto più in una situazione di questo genere dove in una pandemia conclamata quel lavoratore potrebbe essere a sua volta il portatore, il diffusore del vaccino, ancora di più un diffusore importante del vaccino, perché ovviamente i medici sono a contatto con molte persone e molte persone fragili e molte persone sono a contatto con le loro famiglie e quant'altro, per cui sono, diciamo così, degli untori dichiarati, insomma, delle attività loro malgrado, e giustamente le strutture sanitarie. Poi dopo di questo credo che l'avvocatessa Cristiani entrerà in merito su questo, hanno anche delle responsabilità di fare tutto quanto necessario per evitare la diffusione di rischi biologici conosciuti. E quello del Covid oggi è un rischio biologico conosciuto che può essere evitato attraverso la vaccinazione o comunque ridotto attraverso la vaccinazione. Avvocato Cristiani, mi sembra quindi che la sentenza di Belluno ricordi, ammonisca il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica, insomma, dei dipendenti e di conseguenza quello anche degli assistiti. Quindi adesso noi ci riferiamo ai datori di lavoro, per esempio, di tutte quante le attività sanitarie, per cui, che so, gli ospedali pubblici e privati. Allora, ci vuole dire qualcosa su questo punto? Ma guardi, riagganciandomi proprio a quanto ha appena detto l'avvocato Ferrari, io ritengo che questa responsabilizzazione, chiamiamola diciamo in termini non giuridici ma in termini diciamo colloquiali, ma è così, dei medici a vaccinarsi, noi al di là del fatto che la riserva è previsto dalla Costituzione che solamente la legge dello Stato possa obbligare qualcuno ad un trattamento sanitario piuttosto che ad un altro, e infatti il decreto legge 44 del 2021 entrato in vigore il 1 di aprile è una legge dello Stato che impone la vaccinazione. Però noi dobbiamo anche tenere presente che al di là di questa legge, noi questo obbligo, tra virgolette, io personalmente lo vedevo, perché ho anche commentato una parte della Gelli Bianco, nell'articolo 1 della legge Gelli Bianco. Cioè l'articolo 1 della legge Gelli Bianco pone l'accento sulla sicurezza delle cure in sanità e dice che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione e fa parte della sicurezza delle cure. Cioè la sicurezza delle cure si realizza anche mediante la gestione del rischio in sanità, gestione del rischio in sanità al quale deve concorrere tutto il personale
compresi i liberi professionisti che operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questo primo articolo della legge Gelli Bianco è l'asse portante poi anche per le successive articoli della stessa legge Gelli Bianco, che riguardano poi i riparti di responsabilità penale, civile, del medico, della struttura, del libero professionista. Però è chiaro che il legislatore è arrivato, è giunto a proclamare la legge dell'articolo, la legge 44, quindi l'articolo 4, che prevede diverse gradazioni di sanzioni per gli operatori sanitari che non si vaccinano, ma a ragion veduta, per il semplice motivo che a monte noi abbiamo già una legge che già dal 2017 impone una prevenzione e gestione del rischio in sanità. E quale migliore gestione e prevenzione del rischio in sanità è l'imposizione dell'obbligo vaccinale a coloro che, come diceva giustamente l'avvocato Paola Ferrari, intrattengono rapporti interpersonali con persone ricoverate in strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche e private, e che hanno rapporti interpersonali con le persone ivi ricoverate, che per definizione sono persone fragili. Una persona ricoverata in ospedale sicuramente non gode di una salute ottimale, quindi sono persone comunque affette da una fragilità che non necessariamente è dovuta al Covid, sono fragilità delle più disparate. Quindi l'introduzione di questo obbligo vaccinale è stata in un certo qual modo, a mio avviso, dovuta giustamente anche per la tutela, perché noi sappiamo che anche la stessa Corte Costituzionale in varie sentenze, l'ultima è la numero 5 del 2020, di qualche mese fa, perché siamo praticamente solamente a maggio, forse di un anno fa, diceva che bisogna contemperare il diritto alla libera determinazione della persona costituzionalmente tutelato di non sottoporsi ad un trattamento terapeutico con l'altrettanto diritto fondamentale della collettività, del pubblico, a non ammalarsi. E nel contemperamento di questi interessi, la Corte Costituzionale, quando si è pronunciata sui vaccini obbligatori, ha sempre privilegiato la tutela della salute collettiva, proprio come diritto fondamentale dell'individuo e della collettività protetto dall'articolo 32. Dottor De Leo, questa visione di tutela della salute e di sicurezza delle cure forse c'è molto più familiare rispetto all'obbligo che grava sul datore di lavoro, anche perché riguarda quindi qualsiasi medico, anche se non ha un contratto di lavoro dipendente. Mi incuriosisce di capire da quando l'Ordine dei Medici, almeno quello che tu rappresenti, Milano, ha cominciato ad occuparsi di questo problema. Da subito. Intanto buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere qui. Ho sentito parole sante sinora e quindi in mezzo a tra la coscienza e il diritto ci sta il codice deontologico, che pesca da entrambe in modo, come dire, armonico e coerente con tutto quello che abbiamo sentito sinora. Ben venga che il DL 44 dell'1 aprile venga ritenuto pleonastico, sì, sicuramente così, per quello che ci diceva già Gelli Bianco prima, però di sicuro non ci disturba. L'Ordine dei Medici è entrato in scena sin da subito su fatti educativi, sui fatti organizzativi del Covid e così via, ma parlando di obbligo vaccinale, è proprio l'articolo 4, al comma 3 di questo DL 44 che dà subito un immediato compito agli ordini, che è quello di, entro 5 giorni, e noi l'abbiamo fatto, trasmettere tutti gli elenchi dei professionisti, che siano dei medici, che siano liberi professionisti, pensionati, dipendenti, convenzionati, qualunque sia la loro tipologia professionale, trasmettere questi elenchi alle autorità preposte, cioè regione, provincia e così via, perché partisse il meccanismo rapidamente. Stessa cosa dovevano fare i datori di lavoro, sicché regioni e ATS potevano, incrociando i dati, capire chi era già stato vaccinato, chi doveva andare a pescare per andare a vaccinare, incrociando
con i loro registri. Tutto questo per parte nostra è partito. Se andiamo a rivederci il nostro codice deontologico, passando al passaggio successivo, l'obbligatorietà, abbiamo visto che si incrociano qui i diritti fondamentali della persona, l'articolo 32 della Costituzione, appena citato, gli obblighi, i trattamenti, piuttosto che gli obblighi verso la società. E pur pagando qualche cosa nella perdita della libertà di autodeterminazione, ma sono bilanci misti, scientifici, sociali e deontologici ineludibili. Ineludibile ai quali ben volentieri bisogna aderire. Il nostro codice già prima, quindi, già prima della Gelli Bianco, già prima di questo DL, eccetera, si occupava di queste cose, se andiamo a ben vedere. Perché? Abbiamo articoli, quel primo, che ci parlano in generale di solidarietà, di impegno civile, di rispetto dell'umanità, e va bene. Abbiamo un articolo 9 che ci parla già proprio di epidemie, quindi più che mai attuale, ci dice che in caso di epidemia bisogna mettersi a disposizione dell'autorità competente, mettersi a disposizione non solo per andare a pronto soccorso, non solo per andare a vaccinare, ma anche per evidentemente per aderire a quelle norme che fanno sì che l'epidemia, o peggio, pandemia, possa essere al meglio gestita. Ma di più, abbiamo un articolo 14 che entra proprio a piedi pari nell'argomento, quando si parla della sicurezza del paziente e della prevenzione del rischio clinico. Quindi il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento della struttura, dell'organizzazione sanitaria, della prevenzione e gestione, questo evidentemente dovrà farlo utilizzando tutti gli strumenti disponibili, diminuendo i rischi, correggendo le procedure, modificando i comportamenti, vaccinandosi, evidentemente. Abbiamo anche un altro articolo, che è il 32, che ci dice che bisogna occuparsi al meglio dei soggetti fragili. E come? Se non mettendosi in condizione di non infettarli con una meravigliosa vaccinazione che la scienza ha partorito. Si dice in pochi mesi, non è vero, c'è dietro uno studio ventennale che ci ha portato ad un prodotto in pochi mesi di cui si dovrebbe parlare in futuro la stessa stregua dell'atterraggio sulla Luna. Allora, poi l'ordine si occupa anche d'altro, ma magari... Sì, ci arriviamo adesso, grazie De Leo. Allora, teniamo conto che ci sono ancora parecchie migliaia di medici che per ragioni pratiche, quindi che desiderano vaccinarsi, ma che per ragioni pratiche, per ragioni che so di età, non sono ancora vaccinati. Allora, che rischio di responsabilità incorre su costoro? Partirei prima dagli avvocati, per arrivare poi sempre per chiudere e poi il giro con il medico legale. Avvocato Cristiani. Allora, medici che lavorano come dipendenti, come convenzionati e non sono ancora vaccinati, non per libera scelta, ma per ragioni organizzative, che ce ne sono ancora migliaia. Beh, già qui il decreto legge, come diceva, come ricordava anche il dottor De Leo, fa una rigida, tempistica, una tabella di marcia strettissima, perché i tempi di trasmissione degli elenchi dei liberi professionisti alle regioni. Le regioni hanno, mi pare, 5 giorni di tempo per trasmettere alle ASL i nominativi dei soggetti affinché si possano vaccinare. Quindi diciamo che la tempistica è dettata molto chiaramente dal decreto legge. È chiaro che un medico che opera, che ha contatti interpersonali, quindi un medico, parliamo di un medico strutturato, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro che ha, cioè è strutturato, cioè si trova all'interno di una struttura, che lavora in quella struttura, fino a che non è vaccinato, in base al decreto legge, è sospeso dal lavoro o comunque dove è possibile, dice la legge, ove è possibile viene adibito a mansioni diverse, anche inferiori, con adeguamento della retribuzione anche inferiore, sino al momento in cui provvederà alla vaccinazione. Cioè è temporalmente limitato questa restrizione della libertà di autodeterminazione del medico. Nel momento in cui il medico si vaccina, ritorna ad occupare la posizione che aveva prima, ma questo sempre perché a monte noi dobbiamo pensare allo scopo della vaccinazione, che è quello di evitare che la collettività possa, grazie a quegli operatori che hanno rapporti interpersonali con persone che sono ricoverate nelle strutture, costituire un veicolo per il contagio.
e quindi evitare danni alla salute della collettività. Quindi si preferisce, come dire, isolare i medici o il medico che non aderisce alla vaccinazione fino a quando non espleterà questo incombente, perché, come dice giustamente lei, magari per ragioni organizzative non è ancora stato possibile essere vaccinato, ma è questione di tempo, perché oramai i tempi si stanno abbreviando moltissimo. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. L'altra cosa molto importante che va detta, va ricordata, perché ovviamente questo tutela anche la salute di quei medici che purtroppo non possono per ragioni di salute vaccinarsi. C'è una specifica esenzione, il comma 2 dell'articolo 4 prevede casi di esenzione dalla vaccinazione per ragioni di salute che devono essere certificate dal medico di medicina generale. In questo caso è chiaro che la persona che non si può vaccinare per ragioni di salute non può subire un trattamento retributivo deteriore rispetto a un altro medico. È chiaro che non potrà avere rapporti interpersonali per queste ragioni, perché potrebbe essere veicolo di contagio, ma non subisce un procedimento né disciplinare né tantomeno una decurtazione una decurtazione della sua retribuzione, perché in questo caso non dipende da lui. Allora, avvocato Ferrari, vediamo. Allora, si possono creare insomma dei paradossi. Allora, il medico che abbia dei giustificati motivi per farsi esonerare dalla vaccinazione deve andare dal proprio medico di famiglia e farsi fare una dichiarazione. Allora, questo vale per lui come anche per le migliaia di pazienti. Penso che l'ordine poi ci racconterà quanti sono questi casi. Di cittadini che non vogliono farsi vaccinare e che vanno a farsi fare la richiesta dal medico di famiglia o anche da degli altri specialisti. Allora, chi può fare questo tipo di certificazione? Attenzione. Che responsabilità ha? E qua così ricadiamo nella responsabilità legale, ma anche etica, così di Leo, perché si tratta in pratica di appoggiare una mancata vaccinazione. Sentiamo prima l'avvocato Ferrari. Allora, intanto facciamo una chiarezza. La norma prevede l'obbligo vaccinale esclusivamente per le professioni sanitarie o per coloro che lavorano all'interno delle strutture sanitarie o degli studi professionali sanitari, mentre non è obbligatoria per tutto il resto della popolazione e non può essere imposta dai datori di lavoro che non sono nell'ambito sanitario, per cui va fatta una chiarezza. Poi anche in ambito privato stanno uscendo molti chiarimenti, anche quello del garante sulla riservatezza, eccetera. C'è da dire però che non è il medico di medicina generale che dichiara che quel paziente non può essere vaccinato, ma il medico di medicina generale ha l'obbligo di fare una relazione sulla situazione clinica del paziente e la fa perché conosce il paziente oppure riconcilia la storia clinica, per cui il paziente va dal medico di medicina generale, chiede la relazione, il medico di medicina generale fa la relazione dicendo: questo paziente ha questo, mi risulta storicamente questo, mi ha portato questa documentazione emessa da questa struttura sanitaria dove risulta questa cosa lì, e si ferma lì. Perché? Perché lo stabilire se quel paziente ha diritto, in base alla sua storia clinica, a essere esentato dalla vaccinazione è di un ente diverso. Perché? Perché io posso essere allergico, ma l'allergia rispetto al singolo vaccino non lo può fare il medico di medicina generale, che non sa che vaccino ti faranno nel momento in cui vai a farlo, no? Potrà dire: è risultato allergico a questo, a quello o a quell'altro. Il problema in cui si trovano i medici di medicina generale in questo momento è quello dei pazienti che non hanno una storia clinica pregressa e che vanno lì chiedendo
l'esame allergologico piuttosto che altri esami per dimostrare di non fare la vaccinazione. Attenzione, perché il medico di medicina generale è tenuto a fare richieste a carico del Servizio Sanitario Nazionale esclusivamente se vi è un rischio diagnostico che ritiene in base a una certa anamnesi e ritiene che vi sia un quesito diagnostico fondato su qualche ragione, altrimenti diventa un esame prescritto che è il medico di medicina generale a dover rimborsare. La valutazione rispetto alla non effettuazione, cioè le ragioni di effettuazione del vaccino, viene in realtà verificato dall'ASL, da noi si chiama ATS, in altri posti si chiama ASL, dell'azienda sanitaria, in base alla procedura prevista nel comma 5 dell'articolo e da poi in seguito inviata al datore di lavoro del medico, dell'infermiere, eccetera, il quale dovrà poi valutare se quel lavoratore ha o non ha diritto, cioè ha la possibilità di essere collocato in azienda in un posto diverso rispetto a quello a contatto con le persone. Può essere messo in una stanza apposta dove si fa solo telemedicina, televisita, piuttosto che altre cose, ma non è detto che all'interno dell'ospedale ci siano tutti questi posti. Allora in questo caso può essere sospeso. È chiaro che chi arriva lì con una storia clinica già documentata. Il tema sarà per i giuslavoristi. L'ATS mi ha detto che io posso fare il vaccino, non ho controindicazioni al vaccino e invece io ritengo che ce l'ho. In questo caso il paziente, il medico, in questo caso il sanitario, dovrà rivolgersi al giudice del lavoro per fare questo tipo di accertamento, dichiarando che l'ATS ha sbagliato a fare questa valutazione in quanto lui ha delle cose. Per cui è importante stabilire che il medico di medicina generale non deve dichiarare lui che c'è una contrarietà al... Allora, capito. Allora, dottor De Leo, allora, dici un po', premessa, i partecipanti che volessero porre delle domande possono scrivere da subito sulla chat e ne risponderemo dopo. Dottor De Leo, allora, dici un po' innanzitutto, mi sembra che ci sono un po' degli elementi di confusione. Innanzitutto il tuo parere personale come specialista medico legale sulle certificazioni, le cosiddette certificazioni di esonero dal vaccino e poi la posizione del tuo ordine. La posizione dell'ordine. Allora, premesso che la certificazione è sempre una cosa molto seria. Su questo combattiamo tutti i giorni. Un certificato, anche il più semplice, è da equiparare a un atto notorio ed è la verità fino a prova contraria, quindi bisogna stare ben attenti a quello che si scrive, perché lo si scrive, che documentazione e che iter logico c'è dietro a quelle affermazioni. Primo, secondo, stare nei confini della bisogna. Come ci ha appena detto l'avvocato Ferrari, il medico di medicina generale, in particolare nel momento in cui sa che quella certificazione verrà utilizzata in un certo modo, va bene che dia certe informazioni, stia dentro certe caratteristiche, ma non deve andare a esprimere il giudizio che poi compete ad altri. Quindi attenti solo a fornire documentazione, certificazione di fatti direttamente constatati o dedotti da documentazioni da esame e quant'altro e così via. È ovvio che la certificazione di comodo verrà sempre e comunque perseguita. Quindi l'invito è quello che combattiamo, per il quale combattiamo tutti i giorni, della veridicità, genuinità della certificazione. Indipendentemente da quello che poi faranno altri nel giudicarla e nel trarne delle conclusioni, come faranno poi invece i colleghi di ATS. Quanto dicevi all'inizio ai medici che non riescono a vaccinarsi, trovo ben difficile che nel momento in cui uno ha fatto di tutto per cercare di vaccinarsi,
ha domandato, ha fatto istanze, ha mandato mail, perché a questo abbiamo assistito noi, no? Non al fuggi-fuggi dalle vaccinazioni, soprattutto all'ordine. I primi tempi abbiamo assistito a un bombardamento di richiesta di aiuto, fateci vaccinare. Questo era il proclama. Noi abbiamo raccolto un invito della regione di formulare degli elenchi spacchettati per la tipologia di professione e dire: questi sono professionisti che vogliono vaccinarsi, non solo, questi sono professionisti che vogliono far vaccinare anche il loro personale dipendente, il loro personale infermieristico, il loro personale di segreteria. E lo abbiamo immediatamente passato alla regione, via via aggiornato, e continuavamo a ricevere telefonate o mail da soggetti: ancora non mi hanno chiamato, ancora non mi hanno chiamato. Chiaro sì che se non ce la faccio, pur avendo fatto tutto questo, per fortuna oggi sono diventati molto pochi. Sempre meno. È chiaro che non mi si potrà addebitare alcuna responsabilità, al di là degli impedimenti oggettivi clinici, che quelli sono un'altra cosa che l'avvocato ci ha detto bene. Quindi insomma vuole dire che questo numero sempre così più ridotto di colleghi che non sono ancora vaccinati non possono essere penalizzati con la riduzione dello stipendio, però comunque il datore di lavoro può mettere nelle condizioni anche di non operare clinicamente. Sappiamo tutti benissimo che qualsiasi medico in una struttura sanitaria è impegnato con una serie di attività cliniche, e togliere una singola pedina per metterlo nella biblioteca a raccogliere le cartelle cliniche vuole dire togliere una parte di servizio assistenziale importante. C'è qualche risvolto di questo aspetto? Mi rivolgo agli avvocati innanzitutto, cioè si tratta di togliere i medici anche comunque da un'attività assistenziale, privando il cittadino di risorse importanti. Prevale il rischio del possibile contagio o prevale l'interesse collettivo della cura e dell'assistenza? Avvocato Cristiano. La norma è chiara, nel punto 6 dice che il personale che non è stato vaccinato non può svolgere, e lo leggo, attività o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportano in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione. Quindi il datore di lavoro non può, deve, è obbligato deve sospendere. Fare una certa cosa, per cui se ha il posto dove poterti applicare fosse anche l'archivio, ti dirà, ti offrirà prima un posto in archivio. Se non ce l'ha, prima ti fa fare le ferie, perché correttamente ti fa fare le ferie, e poi ti sospenderà senza retribuzione, o quella retribuzione probabilmente dipenderà anche dalle ragioni per cui tu non puoi svolgere quell'attività lì. Cioè io ho delle malattie importanti, quindi la vaccinazione non la posso fare, sono in stato di gravidanza, per cui la vaccinazione, insomma, su questo ci sono lunghe dibattiti dai ginecologi, però i faglietti illustrativi dicono: beh, attenzione, perché non l'abbiamo valutata. È chiaro che in queste situazioni ci sarà probabilmente una valutazione di un certo genere. In una situazione, ma c'è già una valutazione di questo genere, perché queste sono le persone che erano già fragili prima, quindi erano già da proteggere durante la pandemia, sono già state protette durante la pandemia. Quindi c'erano già delle situazioni. Tutti gli altri che improvvisamente sono non idonei alla vaccinazione, e prenderanno anche le responsabilità sia di pagarsi eventuali esami clinici per poter supportare la loro decisione, sia al fatto che il datore di lavoro, ma correttamente, ma non solo correttamente, ma il paziente, a mio avviso, non so come la pensa l'avvocato Cristiani, ma a mio avviso ha anche il diritto di sapere se il suo medico si è vaccinato o no. Certo, anche perché poi scatta la responsabilità per il contagio, per cui è dura, ma non è impossibile, cioè bisogna dimostrare il nesso di causalità, cioè che la persona si sia contagiata a causa del medico che non si è vaccinato.
una persona ricoverata in ospedale, sicuramente un paziente sarà più avvantaggiato perché non si potrà dire che è stato che è stato infettato magari in un altro luogo, perché si è ricoverato in ospedale, è evidente che il contagio l'ha ricevuto in ospedale e quindi provato il nesso di causalità, in questo caso causalità materiale, non giuridica, cioè, il fatto, l'omissione della vaccinazione ha causato il contagio del paziente, quindi basta la semplice prova del nesso di causalità materiale e la struttura e anche il medico sono in responsabilità, lo prevede la legge Gelli Bianco, lo prevede già dal 2017, quindi la struttura risponde a titolo contrattuale per i danni subiti dal paziente a causa dei propri ausiliari, per i fatti dolosi o colposi dei propri ausiliari ed eventualmente il medico per colpa grave se denota un elemento soggettivo di colpa da parte però del paziente, quindi è più facile che risponda la struttura piuttosto che il semplice medico, perché l'onere della prova è diciamo in questo caso grava sul paziente, quindi è preferibile diciamo aggredire la struttura che ha proprio come compito istituzionale prevenire il rischio. Quindi il risk management in sanità è uno degli argomenti che hanno portato la legge Gelli Bianco ad essere quella che è oggi. Quindi, però come ci ricorda giustamente la collega Rita con una sua domanda, tutto il personale sanitario rispetta dei rigidi protocolli che gli vengono imposti per evitare il contagio: guanti, schermo, visiera, camice di plastica. Questo non potrebbe comunque configurare una sufficiente misura di protezione tale da rispettare comunque la tutela del paziente e quindi ridurre, se non cancellare, proprio il rischio di contagio? Ma qui diciamo che certo, sicuramente le protezioni sono sicuramente idonee a proteggere il paziente fragile, ma qui si poneva proprio il caso del paziente che ricoverato in ospedale viene a contatto con un operatore sanitario che ha veicolato il virus e riesce a provare il nesso di causalità materiale viene provato, evidentemente. Cioè questo forse è un caso di scuola, però si può verificare. In questo caso è chiaro che ne risponde, nonostante le protezioni, vuol dire che le protezioni non erano sufficienti, evidentemente, se ciò nonostante è stato contagiato. Io non ho notizia di casi di questo genere, non mi sto occupando di casi di questo genere, ma di contagi avvenuti al di fuori delle strutture, in ambienti di lavoro, dove magari i protocolli non erano così rigidi. Questo è un caso che però si potrebbe verificare. Se disgraziatamente si dovesse verificare, la legge Gelli Bianco è chiarissima, l'articolo 7 è chiarissimo, cioè non... Però ecco, a integrazione faccio presente che negli ospedali non lavorano solo i medici. Esatto, bravo. All'interno degli ospedali lavorano medici, infermieri, personale tecnico, persone che fanno le pulizie, segretarie. E non tutte queste persone vanno in giro scafandrati, ammesso che tutti i medici vanno in giro sempre scafandrati 24 ore su 24 in tutti i reparti all'interno dell'ospedale. Ci sono le persone che distribuiscono i pasti. Quindi il discorso è che se si fa una normativa protettiva, si fa una normativa protettiva che riguarda tutti quelli che lavorano in questo settore. Infatti la normativa non impone la vaccinazione solo al personale sanitario, ma anche a tutti gli operatori di interesse sanitario. Quindi il datore di lavoro di una struttura sanitaria, di un ambulatorio o quant'altro, dovrà accertarsi che tutto il personale che opera all'interno della struttura sia vaccinato. È chiaro che poi nel Covid il rischio zero non esiste, lo sappiamo perfettamente, però il legislatore ha detto benissimo, questo è un luogo dove la diffusione è più semplice, sì, va a intaccare persone fragili, sì, quindi le proteggo, punto.
Questa è la posizione del legislatore rispetto a questa cosa, che peraltro io condivido anche. Dopo è che il legislatore non l'abbia fatto anche per le scuole, questo è un vero peccato, perché cominciamo a vedere casi e come di insegnanti non vaccinati che questo obbligo non ce l'hanno, e parimenti a sanitario non vaccinati. Ma anche nei supermercati e anche nelle aziende dove c'è una catena di montaggio, dove lavorano in 50. Però la scelta, diciamo, europea è stata quella di non imporre a tutti la vaccinazione. Quindi è giusta e sbagliata, queste sono teorie ovviamente contrapposte, e questo problema si sta ponendo, perché anche il fatto che i datori di lavoro insistano nel fare la vaccinazione ai propri dipendenti, è chiaro che il problema se lo sono posto anche loro, soprattutto questi dove ci sono ambiti collettivi, no? Dove molte persone vivono insieme tante ore al giorno. È chiaro che questo problema se lo sono posti anche loro, infatti c'è un grosso dibattito in dottrina e sul tema se il datore di lavoro privato può imporre ai propri dipendenti la vaccinazione. Quindi è un tema su cui si discute. Però il legislatore in questo momento ha fatto una scelta soprattutto in quegli ambiti dove aveva anche la propria responsabilità, perché la struttura sanitaria è in buona parte in capo allo Stato o alle regioni, comunque con soldi pubblici, e lo Stato ha voluto dare una responsabilizzazione rispetto a questa cosa molto precisa. Io ritengo che sia anche corretto questo. Ricordiamoci che ci sono tanti tipi di rapporto di lavoro, e oggi sono sempre più numerosi i rapporti di lavoro che sono basati, per esempio, con medici a partita IVA o con contratti a tempo determinato, quindi in cui non c'è realmente un datore di lavoro, e ci sono insomma delle condizioni che in caso di mancata vaccinazione dovrebbero privare il collaboratore medico a sospendere insomma l'attività. Ci sono casi famosi. Allora, ci sono 1.100 medici collaboratori INPS che fanno le visite delle commissioni medico-legali, più quelli nelle ASL. Pensiamo ai medici dell'INAIL. Questi sono tutti medici con partita IVA, i quali potrebbero essere quindi oggi sospesi dal lavoro se non si vaccinano? Sì. Sì. In base alla DL 44, sì. Sono medici, anche i liberi professionisti, anche i dipendenti, perché il libero professionista è come se fosse una piccola struttura, anche il libero professionista deve comunicare all'ASI i nominativi dei suoi dipendenti, eccetera, e provvedere a seguire quella tabella di marcia che è prevista appunto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 4 del DL 44. Quindi in casi come questi, scusa De Leo, prego, sì. No, volevo solo darvi a chiudere una testimonianza di positività in linea di massima, sempre dall'angolo visuale ordinistico. Più che tentativi di fuga dalla vaccinazione da parte di pazienti, più che tentativi di fuga di vaccinazione da parte di sanitari, più che tirarsi indietro dall'obbligo di vaccinare da parte delle strutture, registriamo il fenomeno esattamente contrario. Cioè c'è una corsa forsennata della stragrande maggioranza dei datori di lavoro a vaccinare i sanitari, dei sanitari a farsi vaccinare e dei pazienti stessi a farsi vaccinare, entrare in strutture dove, proprio con spallate, battaglie vere e proprie, proteste, ricerca di intervento di sindacati, di associazioni e di ordini, dire ma perché non mi hanno ancora chiamato? È questo che registriamo tutti i giorni, essenzialmente. Già che ci siamo, De Leo, sicuramente avrai una ricca casistica da raccontarci sul fronte dell'ordine per quanto riguarda curiosità che magari non conosciamo e che possono completare un po' il quadro degli eventi che riguarda questo aspetto, che sono in particolare. Com'è che avviene innanzitutto la valutazione da parte delle commissioni di giudizio dell'ordine nei confronti di questi casi, e com'è che procedono, come prendono le informazioni, così ci
Racconti un po' qualcuno di questi aspetti? Questi aspetti sono quelli dei no-vax striscianti, non veri e propri no-vax, o comunque qualcuno che si ponga in situazioni di dubbio, in situazioni poco chiare, in situazioni quantomeno poco educative. Arrivano degli esposti, certamente, che come tutti gli altri esposti hanno le più svariate fonti. Quindi esposti contro il sanitario che non abbia, a detta dell'esponente, un comportamento poco chiaro o poco lineare, arrivano da pazienti, arrivano da colleghi, quindi medico contro medico, datore di lavoro contro medico, NAS che fanno esposti per sanitari che non si siano ben comportati, in generale la magistratura, e non ultimi, non trascuriamoli, Striscia la Notizia e le Iene, che sono dei datori di lavoro formidabili per noi, in termini di, sapete, quei servizi dove vanno a scoprire le magagne e poi ce le segnalano ufficialmente. Cosa fa un ordine dei medici? Un ordine dei medici che, badate bene, non è lì a punire, non è lì a pontificare, è lì a organizzare, riorganizzare, educare, reinstradare qualche cosa che possa essere andato fuori dai binari della deontologia, che pur sempre è quella la stella polare. E quindi arriva all'ordine questo, il presidente l'assegna a un relatore esamina il caso, convoca il collega per scritto in presenza per dire: è arrivato questo esposto contro di te, cosa mi racconti, cosa è successo, perché è successo, come ovviare, è sanabile questa situazione o è davvero una situazione che meriti interesse ordinistico e non è immediatamente da archiviare. Queste cose si fanno regolarmente, gli esposti sono circa uno al giorno e in questo momento vertono soprattutto su queste tematiche. Ma vi ripeto che poi 9 volte su 10 si va all'archiviazione perché non aveva ragione d'essere quell'esposto, o dove ci sia una situazione critica si cerca appunto di sanarla. Solo in una minima davvero percentuale parte il procedimento disciplinare vero e proprio, che è la celebrazione di un processo che è un po' equivalente a quello di un TAR, perché questo è un procedimento ordinistico, è un procedimento amministrativo di primo grado, che ammetterà poi l'eventuale ricorso in CEPS, sempre presieduto da un magistrato TAR, per arrivare al terzo grado, che eventualmente è la Cassazione. Ma vi sto dicendo qualcosa che si cerca di non far avvenire e solo in una minima parte di casi avviene, con le classiche sanzioni che tutti conoscete. Va bene, sentite una cosa, adesso ci sono molti enti, società private, ambulatori, ospedali, così, che cominciano a richiedere ai propri medici, dipendenti o collaboratori, la certificazione della venuta vaccinazione. Allora, è lecita un'autodichiarazione? È lecito il messaggio? Perché non tutti hanno una certificazione, che è ovvio che si può prendere, perlomeno che sono in Lombardia, dal fascicolo sanitario. Non tutti hanno ancora, per esempio, lo SPID per poter accedere. Mi chiedo quindi qual è il valore legale di alcune certificazioni che vengono chieste, come detto, da questi enti e che diano quindi la sicurezza che i loro medici collaboratori siano già vaccinati. Partirei dagli avvocati. Aggiungo che noi riceviamo tante telefonate tutti i giorni che ci chiedono: voi rilasciate i Green Pass? Vedi che il problema c'è, pratico. No, il problema c'è, il problema non è ancora stato affrontato dal legislatore, perché pone notevoli questioni, diciamo anche proprio banalmente di privacy, e soprattutto perché si vuole tutelare la famosa libertà di autodeterminazione di coloro, lasciamo stare i medici, parliamo dei cittadini che non si vogliono vaccinare, e quindi c'è un problema anche di rispetto del diritto di autotutela costituzionalmente tutelato del libero cittadino che non desidera la vaccinazione. Quindi il pass vaccinale potrebbe, come dire, interferire in questo contesto. Devo dire che a livello diciamo quantomeno europeo, io segnalo una, diciamo, risoluzione che è la 2321, mi pare, del gennaio del 2021, dove non solo il Consiglio d'Europa
sappiamo tutti che non emana raccomandazioni o direttive vincolanti, sono solo delle raccomandazioni che eventualmente possono essere ratificate dagli Stati. Uno, diciamo, delle tante raccomandazioni che fa appunto in questa seduta il Consiglio d'Europa è quello di non solo di non rendere la vaccinazione obbligatoria, ma quello anche di non introdurre un pass vaccinale se non ai fini di puro monitoraggio degli effetti collaterali, degli effetti avversi che potrebbero esserci sulla salute. Naturalmente questo sta aprendo dei dibattiti incredibili perché ci sono degli stati europei, quindi non diciamo appartenenti ad altre organizzazioni, ma stati europei, per fare nomi e cognomi, la Grecia, che invece spingono per il pass vaccinale perché questo porterebbe loro più turisti. Quindi questa è una questione allo stato politica tuttora aperta. E a proposito di questo, mi sembra che l'avvocato Ferrari dicesse, mi avesse detto prima, che c'è una crescente richiesta, soprattutto ai medici di medicina generale, di certificazioni, sia per l'esenzione vaccinale di cui abbiamo parlato prima, ma anche di certificazione dell'avvenuta vaccinazione. Com'è la storia, avvocato Ferrari? Ma sicuramente è un tema anche economico questo, perché alcuni settori sono stati chiusi 2 anni. Pensiamo a un teatro, pensiamo a un cinema, pensiamo a una situazione, a una scuola di musica, a una situazione collettiva che è stata chiusa da 2 anni. Tutti questi luoghi hanno tutto interesse a restare aperti e anche, hanno anche tutto interesse a evitare la paura che lì dentro si scateni di nuovo il virus. E quindi la copertura della sicurezza dell'avere tutta una popolazione, diciamo, di clienti con la vaccinazione fatta vuol dire anche spingere quelli che sono un po' titubanti. Beh, sì, magari a teatro ancora ci aspettiamo un mesetto, 2 mesi per andarci, aspetta un po', invece a ritornare a determinate attività. Quindi io questo lo capisco perfettamente. Ci sono negozi che stanno chiudendo all'interno dei centri commerciali perché da mesi non sono aperti al sabato e la domenica, quando la loro attività l'80% è lì. Quindi il pass vaccinale è indubbiamente un vantaggio per le strutture che... Sì, non c'è dubbio su questo, scusate, non c'è dubbio. Il problema è come si deve comportare il medico di base o qualsiasi altro specialista, dottor De Leo, quando gli viene chiesto di certificare sia che sulla richiesta di esenzione dal vaccino, ma anche la certificazione, dichiaro che il mio paziente è stato vaccinato. Ma allora, non c'è bisogno di far questo, perché il paziente si può scaricare tranquillamente. Non sempre, ci sono molte persone che non lo possono fare. Sentiamo comunque un medico però scusi, dottor De Leo, scusi. No, perché per rispondere all'ultima domanda, il medico di medicina generale può certificare che è avvenuta una vaccinazione? Sicuramente sì. Non è il suo compito primario, certamente, perché c'è modo per avere certificazione ufficiale dell'ente vaccinatore o il fascicolo sanitario elettronico, fino a dove funziona. Però se al medico consta, perché ha letto i foglietti con i quali si esce dal centro vaccinale, che è stata praticata la tal dose del tal vaccino, se deve a sua volta rimbalzare questa informazione su una propria certificazione, deve certamente farlo. Che questo sia un Green Pass? No, perché adesso il medico di base che si ritrovi anche questa tegola addosso non è assolutamente pensabile. Ma in generale chiunque la debba rilasciare, questa certificazione ancora molto poco chiara nella sua definizione amministrativa e legislativa, tutto ciò però risente ancora a monte della scarsissima chiarezza tecnica. Quando si può dire che un Green Pass ha questo significato? Esatto. Quanto dura sta immunità? Chi dice 6, chi dice 9, si spara un numero un po' a caso che hanno un senso più politico che tecnico. Quando la persona guarita
fino a quando la persona che ha fatto Covid è guarito è davvero, diciamo così, immune. Ma peggio ancora, si parla addirittura del tampone negativo, che è una fotografia di quel giorno a quell'ora e nulla dice di cosa avverrà di lì a 48. Quindi, se non si fa chiarezza su questi dati di fondo, e ben pochi ce l'hanno chiesto, come ordine o come istituti scientifici in generale, da parte di regioni, da parte di comuni, da parte di legislatore, dubito che si arriverà a un documento che abbia un minimo di validità, prima scientifica, ergo poi normativa. Non c'è dubbio. Avvocato Cristiani, stava dicendo qualcosa? No, semplicemente accordandomi con quello che diceva anche il dottor De Leo, al di là del fascicolo sanitario che magari molti non possono accedere, comunque in Regione Lombardia, io non posso ovviamente parlare per altre regioni, ma immagino avvenga la stessa cosa, il punto vaccinale rilascia un foglio scritto anche in inglese, quindi che potrebbe servire anche per l'espatrio, cioè perché io lo so, perché dei colleghi l'hanno utilizzato per poi andare, avevano dei convegni in altre regioni d'Europa, un documento dal quale si evince la prima e la seconda dose, quando è stata fatta, il tipo di vaccino somministrato, e c'è soprattutto la traduzione in inglese, per cui non è necessario in caso di, diciamo, trasferta all'estero fare, perché purtroppo così si era paventato in un primo momento, una traduzione giurata in lingua inglese per poter espatriare, perché evidentemente in un altro paese che non conosce l'italiano potrebbe fare delle obiezioni. Non è un pass vaccinale, però questo è un problema tecnico, amministrativo, ma soprattutto politico, perché bisogna, ecco, sciogliere molti nodi, tra cui non da ultimo quello della privacy, sì. Perché c'è anche questo tema. Allora, prima di chiudere, che sono già le 7 di sera e vi ringrazio per l'attiva partecipazione, e prima di porre una domanda finale per il dottor De Leo, molto importante, mi spiace così che sia rimasto poco tempo, volevo chiedere all'avvocato Ferrari e Cristiani se avevano qualche ultima considerazione bruciante da fare prima di fare chiudere con questa altra domanda al collega De Leo. Avvocato Ferrari, giusto qualche memo? Semplicemente sul pass vaccinale. Allora, il problema del pass vaccinale non è tanto legato al dimostrare di aver fatto la vaccinazione, perché questo è facile, vado a fare la vaccinazione, mi danno la dichiarazione, la scarico dal fascicolo, quello non è il problema. Il problema è che cosa ci posso fare con il pass vaccinale e il diritto delle persone o delle strutture o degli enti o delle aziende di non far entrare chi non ce l'ha. Questo è il problema del pass vaccinale. Quindi quello di mettere ai margini quelli che la vaccinazione non l'hanno fatta, perché è fonte di rischio. Quindi è un problema non piccolo e che ha, al di là della privacy, anche delle grosse ripercussioni rispetto alle persone. Quindi la scelta, secondo me, non è tra pass vaccinale o no. La scelta che dovrebbe fare il legislatore è tra obbligo vaccinale e non obbligo vaccinale. Per cui se io ho un obbligo vaccinale, devo vaccinarmi, e se non mi vaccino coscientemente avrò delle sanzioni. Se invece io lascio la libertà di vaccinarsi, è chiaro che a quel punto chi non è vaccinato può fare le stesse cose di quello che è vaccinato. E allora qui nasce l'altro problema. Io, imprenditore privato, all'interno della mia struttura, dove posso decidere quello che voglio, posso decidere che all'interno della mia struttura entrino solo le persone vaccinate? E su questo si è aperto un grosso dibattito, no? Perché c'è il limite della proprietà privata o c'è o non c'è. Cioè, e quindi su questo la risposta alla giurisprudenza non l'ha ancora data. E chi deve deciderlo anche, argomento complesso che possiamo adesso affrontare. Avvocato Cristiani,
Avvocato Cristiani, sì, mi scusi. No, si rischiano discriminazioni e quindi questo è il problema che sottolineava la collega Ferrari, si rischiano discriminazioni fra il cittadino che in base alla Costituzione ha diritto di autodeterminarsi e quindi a non subire un trattamento sanitario e dall'altro lato però il rischio di venire rifiutato da strutture come ad esempio potrebbe essere un cinema, un teatro eccetera perché non è vaccinato, quindi quindi la violazione dell'articolo 2 della Costituzione che riguarda invece chi tutela la libertà di ciascun individuo di esprimersi in qualsiasi in qualsiasi forma collettiva e quindi c'è una è un po' il discorso che si faceva prima sulla obbligatorietà o meno della vaccinazione, cioè sul contemperamento degli interessi sui quali sicuramente interverrà, se non il legislatore, la Corte Costituzionale, perché prima o poi si verificherà il problema. Allora, prima di chiudere e di uscire e sorvolo sui saluti e sui ringraziamenti ampi, vorrei chiedere al collega De Leo una battuta su un argomento che merita un'ora, ma gli chiedo un minuto per dirci un po' sul caso di un medico che si contagia di Covid nel lavoro, contrae un danno, per esempio un'insufficienza respiratoria, come si configura questo, se si configura come un infortunio sul lavoro oppure come una malattia e se si tratta di un infortunio, come inquadrare la causa violenta nella fattispecie del contagio virale. Prego. Quante Deleo. Ore ho? Quante ore ho per questo? Argomento bellissimo, attualissimo. Quindi il medico che si ammala in ambiente di lavoro come viene tutelato? Questo lo si è andato capendo via via che anche la malattia andava chiarendo i suoi aspetti e la norma gli andava dietro. La prima che si è svegliata meritoriamente è l'INAIL. È l'INAIL che già di suo tradizionalmente e culturalmente considera la malattia, la causa virulenta uguale alla causa violenta, già per definizione storica dai primi del Novecento. Ma se ci fosse stato qualche dubbio che dovevo considerare malattia professionale e infortunio professionale, quindi dovuto a causa fortuita violenta esterna, anche questa patologia, è uscito il decreto Salva Italia del fine marzo, primi aprile del 2020, dove c'è un articolo che è diventato famoso, tanto che ci si ricorda il numero, in mezzo a questa babele di norme, che è l'articolo 42, che dice che il Covid contratto in occasione di lavoro è infortunio sul lavoro e come tale va seguito da parte dell'INAIL, quindi vuol dire curarlo, quindi vuol dire pagare la malattia, quindi vuol dire pagare i funerali, ciò che è avvenuto per tanti sanitari. E quindi lì si è più o meno fatta chiarezza rapidamente, resta, non dico oscuro, assolutamente non oscuro, ma dibattuto e da studiare se quella patologia sia stata davvero contratta in occasione di lavoro. Questa è una circostanza che l'INAIL cerca sempre, deve studiare, non la dà per scontata. Abbiamo anestesisti che spesso mi raccontavano, proprio aprile dell'anno scorso, io con la bardatura e il filtro giusto, eccetera, mi sento più sicuro in reparto che all'esse lunga. E forse aveva ragione. Quindi questa è l'INAIL. L'INAIL si è comportata benissimo, continua a farlo, continuerà a farlo oggi, nel momento in cui sta ristabilendo dei criteri per capire che invalidità permanente residua, perché questo è l'altro argomento del momento, che è il post-Covid, il long-Covid, come meglio detto, cioè chi si è fatto la malattia tra i colleghi e non, è guarito, sì, però può avere una miriade di sequele che verranno valutate. Poi è venuta fuori la questione dell'equo indennizzo, perché non tutti i medici sono coperti dall'INAIL, ovviamente, a cominciare dai medici di medicina generale, che sono clamorosamente a tutt'oggi fuori. Quindi il medico di medicina generale, ne abbiamo avuti tanti che si sono ammalati in servizio, sono fuori dalla copertura INAIL. Si è tentato, anche come ordine l'abbiamo fatto, non credevamo di avere tutto questo seguito, di attivare una normativa simile a quella che c'è per le patologie post-trasfusionali,
da più di 20 anni, perché abbia un equo indennizzo. Quindi abbiamo scritto un articoletto di legge in agosto l'anno scorso, una proposta di disegno di legge, non immaginando che facesse molta strada. Siamo stati poi auditi in Senato e la cosa sta andando avanti. Quindi c'è un DDL che parla di un equo indennizzo, quindi indipendentemente dal fatto di dove si sia contratta la malattia, che sia professionale o meno, e così via, per dare un riconoscimento si parla di moneta di 100.000 euro ai sanitari che. Terzo filone ed ultimo dibattutissimo è quello della polizza privata infortuni. Quindi se il sanitario, oltre a avere o no una copertura INAI, avere diritto o no all'equo indennizzo, aveva una sua polizza privata, questa è la patologia Covid da ritenere un infortunio, così come fa l'INAI? La risposta in questo momento dell'ANIA compatta è no. Nel mondo medico legale c'è un dibattito enorme, pulito, tecnico, dottrinario. C'è chi ritiene che sia causa fortuita violenta esterna anche questa infezione, c'è chi non lo ritiene. Stiamo parlando di vertici SIMLA, stiamo parlando di vertici SISMLA, cioè Società Italiana Medicina Legale, Sindacato di Medicina Legale, dicono sì. Tanti altri pensatori di pari dignità ci dicono no, scuole universitarie vere e proprie. In questo contesto, che cosa sta facendo tutto il mondo assicurativo? Al momento lo respinge sto sinistro. Come ordine siamo stati interessati, qualcosa ho pubblicato io settimana scorsa per chi aveva voglia di leggerlo, dove si dice, in ogni caso, se la norma è così complicata, il contratto è così complicato, non dice, abbiamo ben due importanti avvocati qui, non dice il codice civile che sta postilla, sta clausola va reinterpretata a favore della parte più debole, oltretutto avete risparmiato un mare di soldi voi assicurazioni che si lamentano sempre, ci sono stati infiniti meno sinistri, stradali e perché la gente stava a casa, quindi non ce n'erano gli incidenti, se non ce n'erano gli incidenti avete risparmiato, i premi li avete comunque incassati, perché questi pro bono pacis, se, a prescindere dall'affermazione culturale di fondo, pagateli, era un invito che al momento non è stato accolto. Però sta appena iniziando questa tematica. È facile che la controversia, più che in sede arbitrale, andrà in sede giudiziaria. Vedremo le prime pronunce e si vedrà. Spero di aver dato il panorama corretto su questi tre fronti plurimi, complessi e che stanno prendendo strade diverse. Teniamoci pronti per il prossimo tavolo. Qui 10 secondi, Paola. Perché... Mi aggancio al problema della medicina generale. Cioè anche l'assicurazione di EMPAM, cioè scelta da EMPAM per tutelare i medici di medicina generale, sta rispondendo picche, e quindi abbiamo il problema di un ente predisposto a fare quelle tutele che in questo momento non ha neanche risposto alle richieste, okay? Ha delegato l'assicurazione al quale ha dichiarato picche, per cui è evidente che su questo nascerà del contenzioso, ma dimostra un'enorme voragine assicurativa rispetto ai medici di medicina generale, che sono stati i primi a morire come mosche. Perché non dimentichiamolo, il primo step è stato di sottovalutare il rischio, e i primi a essersi trovati di fronte al rischio sono stati i medici di medicina generale impreparati, sono morti come mosche, senza riconoscimento da parte di alcuno. Qui io apro un enorme capitolo e lo chiudo. Siete dei professionisti brillanti e molto, molto competenti. Grazie di cuore, chiudiamo perché siamo in ritardo e dalla prossima. Grazie di tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie.